Sanremo Live. Beh, viviamo un mondo fatto di cose imposte e questa è una ribellione verso le imposizioni, e almeno per quanto riguarda il lavoro. Il lavoro dovrebbe essere la nostra passione, la nostra parte di vita fondamentale in cui crediamo, in cui siamo contenti di esprimere noi stessi, e non deve essere un obbligo o una costrizione per vivere, e soprattutto deve essere pieno di dignità e di passione, e questo è il senso della canzone. E allora, l'idea è nata perché avevamo bisogno di raccontare non solo quello che si vede con l'allestimento che mettiamo sul palco, ma anche quello che rappresenta questa band per noi, che è una band che si occupa storicamente, come dicevamo prima, a temi di attualità, ma siamo chi più chi meno personalmente attivisti politici nella nostra città. E per noi è una cosa importante. La storia dei 5 lavoratori di Pomigliano, come abbiamo scritto poi in un piccolo comunicato, rappresenta molto bene quello che è il mondo del lavoro contemporaneo, che è un mondo del lavoro molto spesso degradante, che priva di dignità le persone e che non rende possibile la ricerca della felicità. Abbiamo pensato che, siccome loro sono in 5 e noi siamo in 5, potesse essere un metodo leggero ma efficace per arrivare a parlare di qualcosa di più complicato e centrale, importante nelle vite di tutti. E dunque, no, lo stato sociale, in realtà il motivo del nome viene un po' dal nostro passato, dal mio passato studentesco in particolare, ma realmente è stata una scelta molto, molto tattica e oculata, perché stavamo sfogliando i giornali e si parlava molto spesso di stato sociale. Si parlava nel 2009, ti dico, e si parlava di stato sociale: dov'è lo stato sociale, non c'è lo stato sociale, vogliamo lo stato sociale. E quindi ho detto, vabbè, lo facciamo noi, non c'è problema. E quindi questo era il motivo del nome. E l'altra domanda qual era, scusa? È stato difficile raggiungere... Ah no, avevo già risposto. Ci siamo arrivati il furgone. Il furgone. Ah, ok. Allora, si può chiedere all'autore del ritornello questa cosa? Non so di cosa stai parlando. No. No, in realtà niente nuovo che avanza, tu lo puoi interpretare come vuoi. E va bene. E il fatto che sia interpretabile in tanti modi forse è anche uno dei motivi per cui questa canzone piace molto, però è niente nuovo che avanza, è una cosa liberatoria, cioè basta con la ricerca ossessiva di qualcos'altro quando in realtà abbiamo tutto quello che ci serve per essere felici. E invece l'altro, resta la domanda, secondo me meglio se rispondi tu. Serve essere pazzi? Non lo so, sai, quando uno si dice che è pazzo da solo, di solito non è pazzo ma è semplicemente molto egocentrico, no? Capita, no? Guarda, cioè, non puoi capire, cioè io sono troppo una pazza, cioè io faccio delle cose pazze con le mie amiche pazze, cioè l'altro giorno, cioè, ho bevuto come una pazza. Okay. Quindi non lo so, noi siamo molto amici e la magia che c'è dentro questa cosa è che fondamentalmente abbiamo uno scarso rispetto per l'autorità. Quindi anche l'autorità di quel palco su di noi ha un effetto un po' laterale, del tipo comunque andiamo e prendiamo quel posto, abbiamo 4 minuti per abitare quel posto, occupai Sanremo, tutto qua. Noi ci chiamiamo tutti vecchi tra di noi, tra l'altro, cioè perché è l'abbreviativo di vecchio amico, no? Si dice Vez a Bologna, quindi tra di noi ci chiamiamo così. E comunque anziana non ci stava in metrica, quindi... Sì, e poi è troppo educata, cioè brutto, sì. Anziana. No, forse ci stava, però... Sono no, ci stava. Aspetta un attimo che sì. Finiamo la risposta. Per rispondere all'altra metà della tua domanda, noi due siamo il caso un po' più formato della questione, nel senso che io ho lavorato per 6 anni e mezzo in fabbrica e... mi sono ritrovato a essere una persona infelice e ho deciso di rinunciare a un buono stipendio per scommettere sui miei amici, e loro hanno scommesso con me e quindi siamo stati fortunati anche, e è stato liberatorio mandare in culo una cosa che non mi piaceva.
detta come va detta. Mentre Carrot, dall'altro lato, ha fatto forse tutti i mestieri che vengono elencati nel pezzo. Sì, un po' fatto. Forse tranne il Toy Boy. Fatto Autumn di Koski, una cosa del genere. Fatto anche Toy Boy, ma già stavo suonando con voi. Mentre... sì, diciamo che quando hai tutto il contesto intorno che ti dice ma che cavolo stai facendo, ma tieniti il tuo lavoro fisso, e tu senti che in qualche modo istintivamente devi assolutamente seguire quella cosa lì, altrimenti muori dentro. Penso di essere stato fortunato e penso che siamo stati fortunati tutti qui dentro, però anche la scommessa, scegliere quella cosa lì è stata una cosa importante, insomma. Io invece ho il privilegio grande di fare due cose che mi piacciono molto nella vita, ovvero il ricercatore all'università e questa cosa, e mi ritengo uno molto fortunato oggettivamente, quindi sono contento di fare tutto questo che mi arricchisce molto nella vita, sì. Tra l'altro, ti stoppo sull'autocensura perché ho visto un sacco di titoli di giornali autocensura. In realtà noi abbiamo preparato una versione alternativa proprio in funzione del fatto che lo dovessero cantare dei bambini. Non è una censura perché non c'è un bip, c'è una variazione che ha lo stesso significato dell'originale, adatta al gioco dei bambini. Anche perché l'idea è mantenere il concetto del rompere i coglioni traducendolo per quell'età, di modo che vedere dei bambini che dicono la parola coglioni non sia più distraente e turbante rispetto al senso della cosa. È semplicemente quello, rimanere su una soglia di comunicatività efficace. Ma quando sei bravo! Raffaella! La conosco. Quando ci esibiamo da soli, grazie, contiamo unicamente sulla nostra inenarrabile bellezza e avvenenza fisica. Questa cosa proprio. Sappiamo che in realtà il segreto è tutto qui, infatti cerchiamo di mettere altre figure che prendono un po' l'attenzione perché non siano tutti abbagliati dalla nostra bellezza fisica. No, non ce l'aspettavamo, noi volevamo solo fare succedere qualcosa e insomma è successo qualcosa, quindi siamo contenti. Veniamo da Bologna, sia quelli che non sa fare un cazzo, tamo. E nessuno gli rompe le palle però. Penso che gioia. Esatto, quindi... Ciao Merito TV. Merito. Ciao, devo andare. Sanremo Live.